Eccoci con Giancarlo Maggio, nuovo allenatore, si fa per dire, del Portogruaro Calcio, un gradito ritorno, però carico di responsabilità perché insomma le aspettative intorno a questa squadra sono molte, sia la squadra che vediamo sottofondo, quella femminile, che sul maschile. Che inizio anno è? Allora, l'entusiasmo è tantissimo perché da alcuni dettagli si percepisce che davvero si ha voglia di fare un progetto ambizioso. Tutti ormai sanno, senza essere ripetitivo, quanto tengo a questa maglia. Ho scelto questa città per la mia vita e quindi siamo davvero carichi e le responsabilità ci sono, ma non mi spaventano perché fa parte del nostro meccanismo e quindi faremo di tutto davvero per regalare a questa città emozioni che merita. Sì, stiamo facendo questa intervista un po' in controluce, non viene fuori bene la sua immagine, però invece c'è molta luce sugli obiettivi, mi permette questo gioco di parole, insomma voi le idee le avete chiare, però a volte c'è sempre un po' di insidia quando c'è appunto tanta voglia di arrivare subito al vertice. Lei, ho letto delle dichiarazioni dove diceva appunto porto una sua insegna e io invito proprio a questa sua riflessione un po' tutto. Insomma, stiamo un po' calmi all'inizio, che i risultati arriveranno. Guarda, sono d'accordissimo. Io non mi sono mai nascosto, sono un allenatore che allena e pensa di giocare sempre per vincere. Però conosco da qualche anno questo campionato, so quanto è duro, so che ogni partita è una battaglia, sono tutti organizzati, ci sono altre squadre ambiziose quanto noi, quindi ci vuole serenità, ci vuole equilibrio e credo che possiamo fare davvero bene, però partiamo, una partita alla volta, tre punti alla volta. Sì, allora giusto per chi magari non la conosce, diciamo che lei è l'allenatore che ha raggiunto il risultato più alto, un secondo posto, ed ha lasciato da imbattuto l'anno scorso per motivi di lavoro. Quest'anno tutte le condizioni e le premesse ci sono, lei la vedo bello pimpante e fresco nonostante il caldo, insomma io chiuderei con un in bocca al lupo a Mister Maggio. Grazie, come ha detto il sindaco, e ci vediamo presto, grazie mille. Grazie.